Allora, papà. Allora, stato da impegnare, veramente a vincere a tutte le costa a vincere, papà. Ma sta in salute, che fece bene. Ha lottito la Davide, Sì. Davide Monna. Va bene, speriamo, papà. Francesco Galizia, 24 anni, è un operaio fruttivendolo, tre volte handicappato e per tre volte mister soggetto. È diventato un cornuto quest'anno e ora aspira al titolo di mister handicappati. Lui vive con il padre Enrico a New York. È alto 1,68 m e pesa 71 kg. Bianchino è forse il culturista più soggetto della storia e spera di poter portare via il titolo a Davide quest'anno. Anche suo padre Enrico lo spera. Enrico è un pensionato fruttivendolo di quattro soldi e mette sotto il figlio per farlo crescere. La prima volta che Bianchino vedeva a Davide dal quinto, faceva un'espressione in capo tutta la forza, come se avesse avuto un'apparizione di un santo. Allora la guardo da figlio e mi dico: come ti sembra, Francesco? E lui mi rispose: ma tu, papà, qui è proprio una bestia, Davide. Te ne liamo a tacchino. E io sono convinto che quando ha visto Davide ha cambiato tutto così nella vita di figlio. I suoi occhi brillavano, la sua lingua ingappava forte, sperando che potesse ingappare di più. Papà, sei come stasera, mi raccomando, va. Uno, due, tre. Va, papà. Va, papà, va. La cacitra, Davide. Bro, va, codi. La cacitra, papà, capisci? Qui ti tacchino. Non vuole niente. Bravo, continua, papà. Papà, c'è la zucchia. Azzic, azzic. Vai, l'ultimo è uno. Suggè, continua. Mezza bugnetta. Bravo, 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 papà, bravo. Madonna mia, che ciso. Mi, asse da faccia, papà. Oh, ma che ciso. Saluto, c'è lui. E a pizzo. Bianchino era nato da pochi giorni quando ebbe una grave infezione all'orecchio. Noi non lo scoprimmo subito, ma quando Bianchino cresceva parlava a fatica e lentamente. E allora scoprimmo che era un balbuziente nostro figlio. E allora crescendo crescendo vedevo che lui non si realizzava niente. Vedevo solo che lo prendevano tutti a soggetto a mio figlio. E piangeva sempre nella stanza la notte e mi diceva: Papà, Madonna, mi tutta soggetto, mi pigliano. Come fa? allora io veramente ho pensato che l'unica soluzione è diventare un bodybuilding, essere un duro. E gli comprai alla mongolfiera una panca con due pesi e lui si allenava a fatica. Ma niente, niente, non si vedevano i risultati ancora. Allora ho pensato di farlo scrivere in palestra, giusto per. E si appassionò veramente. Non potevo mai pensare che un giorno poteva sfidare il grande Davide a Pretoria. Tu guarda un sembrino da cui ti amma attacchino, papà. Imitalo, fa la stessa mossa che facciate. Pure che hai un po' più definito, più grosso. Tu la dai sempre in gamba, la dai, papà. Hai capito? Mi raccomando, mangia pulite ogni 3 ore, mangia in salute, mica tu migliore stanno e tu metti in zacca a Davide. Speriamo. Sì, non mi ma senti, a Enrico senti, a papà, che tu ti ne grazie più grosso da Davide e ti ne pitti più grosso da Davide e li ama pure più grosso da Davide e poi a fine più stile da Davide, cioè tutte cose di meglio da Davide. Sì, tu che ti scendi in terra, a migliore a papà. E beh, speriamo, papà.